il mondo vada necessariamente meglio del passato dal punto di vista delle prospettive per l'Italia. Non è detto. Può darsi, ma non è sicuro. Dipende molto da quello che accadrà nei prossimi 10 anni. Io penso che nei prossimi 10 anni il mondo subirà una trasformazione ancora più incisiva e penetrante di quella del passato. Cioè, in altri termini, la robotica, la manifattura 4.0, le interconnessioni, l'intelligenza artificiale, arriveranno a creare un nuovo paradigma produttivo, ma anche direi economico, per il quale ci saranno molte opportunità in più. E molti problemi in più. Ci saranno nuovi vincenti e nuovi perdenti. Se l'Italia prova a cambiare davvero profondamente e a rimettersi in gioco, dal suo sistema istituzionale in giù, io credo che l'Italia abbia caratteristiche per qualità della vita, per capacità dei propri ingegneri, per talenti dei propri studenti, per qualità delle proprie imprese, di essere tra e potrei di remare contro il paese. Nel senso che tutti noi dobbiamo fare di più, chi dice ah, abbiamo fatto tutto bene sbaglia, ma qualcosa finalmente si è messo in moto. Allora io vorrei che, se siete d'accordo, sulla base delle indicazioni che ha dato il Presidente, ci potesse essere uno scambio molto franco sulle questioni che ritenete di maggiori interesse per voi e io proverò a rispondere. Inventiamo un talk show? No, perché sennò succede un casino con i giornalisti, però diciamo, se ci scambiamo un po' di botta e risposta libera, vediamo se funziona meglio che non il solito appassionante comizio. Cari amiche, cari amici, non lo faccio questo. Prego, chi inizia? Buonasera Presidente, Vincenzo Caputo, Vicepresidente di Marco Gai, con Ormai vi delega. chiamate tutti Vincenzo in Confindustria, Sì. vergogna. Con delega Education e Capitale Umano. Il tema della mia domanda Come Roberto in Lombardia. sarà Mezzogiorno Sud. Molto spesso nei nostri, come in tanti altri convegni, abbiamo detto con convinzione che senza Sud non riparte l'Italia, nonostante le tante contraddizioni che quel territorio esprime, è lo stesso territorio che poi esprime eccellenze in temi quali la cultura, il patrimonio, la ricerca, l'innovazione. E allora chiedevo, secondo lei, il processo di riforma costituzionale in atto, quanto potrà aiutare invece quel percorso virtuoso che il Sud vuole e deve intraprendere per migliorare la propria competitività? E in tema sempre di Sud, il master plan, i 16 patti per il Sud, quello per Taranto e i 7 per le città metropolitane. Quando e come si potrà realizzare effettivamente quel processo di programmazione, come dire, condivisa tra Stato centrale, regioni, città metropolitane e ovviamente imprese, perché noi vogliamo fare la nostra parte. Grazie. Molto sinteticamente, Vincenzo, io non credo che il Sud sarà salvato dalle riforme. Cioè, vorrei essere chiaro. Poi tutto il discorso sul perché ritengo la riforma costituzionale fondamentale lo faccio, cioè non vorrei che vi sentiate. Non è che ho cambiato, tranquilli, siete preparati, voi qui ve l'aspettate, ma e ci credo profondamente. Cioè, io credo profondamente che la riforma costituzionale sarà decisiva per l'Italia, ma non è un problema legato al solo Sud. E parto dal Mezzogiorno. Il Mezzogiorno d'Italia può essere affrontato in vario modo. Tu puoi fare un'analisi storica. Se fai un'analisi storica seria, nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia nel 2011 si è fatto un primo ragionamento su questo, un primo no, un ragionamento serio, possiamo vedere che ci sono delle responsabilità del governo centrale nel processo di unificazione. Però non credo che nessuno di voi sia interessato ora ad aprire una discussione storica. Quando l'Italia è diventata unita, il Sud era la capitale industriale del paese ed è stato per alcuni aspetti, non dico derubato perché è un po' forte, ma comunque è stato portato via tanta qualità che c'era al Sud. Poi però una parte delle responsabilità è della classe dirigente del Mezzogiorno. Perché detto che storicamente possiamo fare un discorso di questo genere, è anche vero che una parte della classe dirigente del Mezzogiorno ha fallito, non ha risposto presente all'appello della storia. E potremmo continuare con il fatto che c'è un grande tema legato
alla legalità, io dico non solo al sud, non solo al sud, ma particolarmente in alcune zone del sud che non possiamo fingere di non vedere. Quindi ci sono varie dinamiche per affrontare il tema del Mezzogiorno. Noi abbiamo scelto una dinamica che è forse quella più banale. Io non credo di aver avuto idee particolarmente geniali. Abbiamo detto quello che è aperto da anni, terminiamolo. Cioè, cos'è accaduto a Bagnoli? A Bagnoli erano decenni che si continuava a rimpallare la responsabilità di pulire Bagnoli e di restituire una delle spiagge più belle del mondo ai napoletani, ai campani, al paese. Noi abbiamo buttato via 293 milioni di euro, non noi come noi governo, Io andavo al liceo quando si sono buttati via quei soldi, e voi anche, siete più giovani, insomma, ho capito. Quanti anni c'hai? Oh, allora, quanti anni hai la tua? Perché prima fa la faccia così, poi dice quanti anni hai la tua? E allora, no, perché sono bellini, in prima fila, capito? Quando noi due andavamo al liceo, forse insieme, a nostra insaputa, il punto chiave è che lo Stato ha buttato via quasi 300 milioni di euro su Bagnoli. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo chiesto alle comunità locali, mettete a posto, non l'hanno fatto, abbiamo commissariato, lo stiamo facendo noi, continueremo a farlo, partendo dal singolo episodio. Abbiamo mandato alla Reggia di Caserta, sui beni culturali, abbiamo fatto un bando internazionale, abbiamo preso uno di Bologna, perché i bandi internazionali non è che devi prenderli per forza col passaporto straniero, abbiamo preso uno di Bologna, è arrivato, si è messo a Caserta a lavorare. La prima cosa che ha ricevuto è un'email dei sindacati che hanno detto questo direttore lavora troppo. E non ridete, perché è così, è drammatico. E questo continua a lavorare, la Reggia di Caserta fa più 50% rispetto allo scorso anno. Pompei per anni era il luogo dei crolli. Cioè, che ore sono? Cioè, quando è marzo? Ancora non è crollato niente a Pompei? No, crolla la Corile. Da due anni a questa parte Pompei fa notizia perché ci sono degli eventi, perché Mitorai... La mostra è postuma, ovviamente, perché Mitorai, perché c'è la mostra su Mitorai, perché si apre il centro visite, perché i giornali di tutto il mondo parlano di Pompei. Lei citava Taranto, Vincenzo. A Taranto c'è una grande questione che vale 0,5% di PIL nel nostro paese, sottovalutata nella discussione degli ultimi anni. Sottovalutata dalla classe politica nel primo decennio di questo secolo, quando non ci si è resi conto che era necessario fare un investimento ambientale più forte, sottovalutata quando si è accettato di non affrontare il nodo nella sua durezza 2011, 2012, 2013, e che adesso va in una competizione ovviamente ridimensionata rispetto a quello che poteva essere e forse avrebbe dovuto essere, ma accanto all'operazione Ilva noi ci abbiamo messo il museo archeologico che apriamo a luglio, un piano per il porto, abbiamo un sistema portuale in Italia, poi devo fare più veloce perché con Gai abbiamo detto che le domande e le risposte devono essere più veloci, ma abbiamo un sistema aeroportuale, un sistema portuale oggi in Italia in cui i 23 scali, le 23 autorità portuali insieme non fanno Rotterdam, e nonostante il raddoppio del canale di Suez, che quindi mette centrale il Mediterraneo, i due fattori di novità quali sono? Che il mondo si sposta verso l'Asia e che il canale di Suez si raddoppia, due buone notizie per l'economia del mare italiana, e non abbiamo avuto fino ad oggi una strategia portuale degna di questo nome. Potrei continuare a lungo su che cos'è il Mezzogiorno, dai bronzi di Riace ai patti territoriali per l'Abruzzo, perché nel Mezzogiorno considero l'Abruzzo e la ripartenza dell'Aquila, considero la Sicilia, con l'Etna Valley. Se l'Enel vince delle commesse Enel Green Power, che poi ormai è Enel, da 1,5 miliardi di euro in Messico, o lavora in Sudafrica o lavora in altre realtà, alcuni di questi pannelli vengono fatti all'ombra dell'Etna Valley, dove realtà di innovazione e di università eccellenti sfornano straordinari talenti e straordinarie qualità nel prodotto. Il Mezzogiorno c'è, sarebbe più corretto dire ci sarebbe. Qual è la strategia industriale del governo sul Mezzogiorno? Finire
ciò che è stato lasciato incompiuto e abbandonato per decenni. A me piacerebbe inventarmi tanti nuovi progetti, io sono per la fantasia al potere, ma purtroppo mi è capitato di dover essere quello che, anziché inventarsi i sogni più belli, cerca di realizzare i sogni che talvolta sono diventati incubi di quelli di prima. E allora chiudo. Il Mezzogiorno può ripartire? Sì, parzialmente ci sono dei primi segnali di ripartenza, penso a Matera, 2019. Ma certo, se a Matera non ci arrivi nemmeno con il treno, di che parliamo? Eh? Non ci si arriva. Bisogna arrivarci, perché se vi accontentate di arrivarci come ci arrivate ora a Matera, vi do la mia solidarietà. Cioè, non è possibile che nel paese, no, perché nel paese del Freccia Rossa, che è una realtà anche lì, perché poi noi non ci raccontiamo mai le cose che funzionano, tutte di lo Shinkansen in Giappone, io sono, dicevo Shinkansen, sono salito sopra ed è peggio del Freccia Rossa. E se pensate che vi ho detto a Shinzo Abe, ci avete più un ministro giapponese, fa sì, bellino, però il nostro è meglio. Abbiamo, è così, è così. Ma è possibile che noi non ci raccontiamo mai le cose positive che abbiamo? Solo che nel paese del Freccia Rossa non è che puoi fare Torino-Milano, Milano-Bologna, Bologna-Firenze. Firenze si sta d'incanto, arrivano ogni quarto d'ora, sembra una metropolitana, cioè Firenze-Bologna, Firenze-Milano, Firenze. Poi arrivi a Roma-Napoli, ti fermi a Salerno, in omaggio al presidente di Confindustria e al presidente della Campania, che entrambi diciamo sensibili all'importanza di Salerno, e poi ti blocchi lì. E nel frattempo i pendolari tutte le mattine sacramentano sul più e su tutto. E hai un sistema in cui Matera è l'unica realtà dove non ci arrivi proprio, perché quel tipo di arrivare che dici tu è un'espressione dello spirito. Bisogna fare, no, ma lo dico perché, guardate, io ho la fama di essere uno che fa i discorsi e poi, io se volete vi racconto il tema della circonvallazione di Altamura. Sono 30 milioni di euro che Del Rio ha messo, perché noi stiamo nel merito. Noi a Palazzo Chigi abbiamo una passione per singoli dossier, da sindaci vorrei dire, prima ancora che da Presidente del Consiglio, c'è un'attenzione maniacale ai progetti. Il problema è che il Sud, e chiudo davvero, l'ho fatta lunga, la prossima faccio più veloce, il Sud ha la necessità di trovare da un lato la consapevolezza da parte del governo che non è possibile non avere un progetto organico. Il progetto organico dei prossimi anni per il Sud è qualità, qualità della vita, qualità dell'educazione e contemporaneamente innovazione. Il Sud ha tutto per poter essere libero su questo. Bisogna però metterci le infrastrutture, a partire dalla banda larga. Bisogna contemporaneamente portare legalità dove non c'è e difenderla a spada tratta. E, ultimo ma non il peggiore, bisogna dire alla classe dirigente del Mezzogiorno che il futuro del Sud non dipende da un decreto ministeriale o da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dipende dalla fame, dalla voglia di mettersi in gioco, dalla voglia di portare a casa i risultati, perché è soltanto così che un paese si cambia, non facendo discorsi e decreti legge. Finisco sul referendum, così me lo levo. Così del referendum non vi parlo più. Referendum costituzionale non è lo spartiacque sul futuro di un presidente del Consiglio o di un altro. È molto semplice. È lo spartiacque per capire se il paese è governabile o no. Punto. Non c'è altro. Poi uno la pensa come vuole. Ma chiunque verrà dopo di me a governare dovrà poter pigiare un tasto e sapere che succede qualcosa. Se la Merkel pigia un tasto, succede qualcosa. Se Hollande pigia un tasto, succede qualcosa. Poi vi può piacere più o meno l'uno o l'altro. Se Cameron pigia un tasto, succede qualcosa. Se Obama pigia un tasto, basta pigia quelli giusti naturalmente, perché nel caso di quelli importanti si va su, succede qualcosa. Da noi se pigi un tasto, non c'è neanche il filo collegato sotto. No, non applaudite, non c'è niente da applaudire, c'è da battersi le mani in testa, non applaudire. Perché? Perché il sistema è strutturato per non far funzionare le cose. È così. Che cosa abbiamo fatto noi? Riprendendo peraltro esperienze fatte da altri, perché sono 30 anni che si propone riforme, riducendole, non toccando i poteri del Presidente del Consiglio, che rimarrà l'unico Presidente del Consiglio della storia occidentale a non poter cambiare i ministri. Dice, c'è un rischio di democrazia col referendum, c'è un rischio di dittatura, l'unica dittatura in cui il Presidente del Consiglio non può non cambiare i paesi, cambiare i ministri. Non lo puoi cambiare.
Cioè il sindaco, se l'assessore gli fa girare le scatole, lo cambia, ve lo garantisco, ne ho cambiati tanti quando facevo il sindaco. Ministri, non si può fare. C'è un sistema che è bloccato, totalmente bloccato. Bene, non toccando i poteri del Presidente del Consiglio. Cosa dice questa riforma? A parte la versione antipolitica, che io faccio sempre e che continuerò a fare, della riduzione dei costi, della riduzione dei posti, costi e posti insieme, degli aspetti dei consigli regionali, litigando con i miei amici consiglieri regionali e anche con i miei amati avversari consiglieri regionali, non nemici, amati ora sono, amati no, avversari, simpatici avversari, non esageriamo. L'ha fatto anche le unioni civili, però io e te no, ecco. A parte questa versione della costi e posti della politica, che è sacrosanta, c'è un punto fondamentale. Se il referendum ti permetterà di avere una sola Camera che dà la fiducia e non due Camere con due leggi elettorali diverse, con due elettorati diversi e con due maggioranze diverse, e avrai dei tempi certi per fare le leggi, e avrai della chiarezza in cui finalmente chi governa, governa per 5 anni, chiunque voi votiate la prossima volta potrà finalmente rispondere al proprio mandato elettorale e non dovrà fare le grandi ammucchiate del giorno dopo. La riforma costituzionale è l'arma contro gli inciuci e le ammucchiate. Credo che sia una cosa sacrosanta per il bene del Paese. Se non passa la riforma costituzionale è a rischio la governabilità, non il mezzogiorno. Questo è l'unico punto fondamentale. Chiunque, non dirò qui i presenti perché qualcuno non lo può dire per contratto, ma chiunque sa che questa è una amara e banale verità. Poi naturalmente c'è l'ultimo tema, ho finito davvero velocissimo, e cioè, ma qual è l'Italia dei prossimi 20 anni, ragazzi? E qui sta la grande scommessa per il futuro dei giovani industriali. Qual è l'Italia dei prossimi 20 anni a fronte di tutte queste trasformazioni? La politica non sia la zavorra del paese. La politica deve consentire al sistema di funzionare in modo efficace perché finalmente il paese possa correre e chi fa l'imprenditore non senta il proprio Stato come l'ostacolo. Negli altri paesi troppo spesso gli imprenditori che ce la facevano grazie al supporto dello Stato. Da noi quelli che sono andati all'estero ce l'hanno fatta molto spesso nonostante lo Stato italiano. Io vorrei arrivare a un meccanismo in cui lo Stato italiano è il principale alleato di chi ci prova e chi ci crede. Seconda domanda. Sono stato lunghissimo, avevamo detto 1 minuto, 4 minuti, quanto ho fatto? 7 minuti minimo. 12? Io e te litighiamo, oggi. Già la seconda volta. Eravate anche a scuola insieme, quindi. Che miseria, vai. Giacomo Gellini, Arezzo. Allò. Allò. Allò shit. Allora, sarò. Allò shit, stiamo parlando in dialetto. Perché nel tempo della globalizzazione, comunque Firenze, Arezzo, Pisa, Pistoia, è tutta roba di grande livello. Bene. Allora, Presidente, un paio di domande molto veloci. La prima sul fronte esterno, Brexit. Sai benissimo, mi permetto di darti del tu. Io ho un anno in meno, anzi, quindi. 76. Sei, sì. Brexit, mi conosci anni, bene. Quest'anno 40 anni. Fatti appena, 18 marzo. Vabbè, ora siamo proprio nel campo di chi se ne frega show, cioè, non per farmi fatti tuoi, però insomma, stiamo entrando in una discussione, sto pensando a chi è a casa dicendo, certo. Davanti? Vai! Allora, sto zitto. Conosci la nostra posizione di imprenditori, mi piacerebbe un commento esatto, su Brexit dal punto di vista politico e anche sulle potenziali conseguenze da un punto di vista economico. Secondo aspetto, più sul fronte interno, da imprenditore, rapporto pubblica amministrazione imprese. Ieri mattina ho firmato in un compartimento ANAS un contratto per un lavoro di somma urgenza eseguito a dicembre 2014, gennaio 2015. Ho firmato ieri mattina, quindi circa 18 mesi. Settore? Costruzioni stradali, compartimento ANAS. Con l'ANAS? ANAS. 18 mesi, più o meno riscuoterò tra 2-3 mesi. Senza cioè, te hai avuto ieri. Il contratto firmato ieri mattina. Quindi non è nemmeno un problema di ritardo di pagamento, cioè proprio non avevi nemmeno il contratto. Però puoi fare il lavoro per consegna lavori che si può fare. Cioè, certo, 18 mesi. Somma urgenza. Esatto, 18 mesi fa, fatto nei tempi ovviamente. Quindi se ti va bene, ti paga regolare tra 60 giorni. Quindi 20-22 mesi di intervallo. Sì, okay? Però per i giornalisti che seguono, questo non è un problema di mancato pagamento, perché adesso sui tempi stiamo riducendo, è ancora peggio perché è proprio il mancato contratto. Pagamento sta nei tempi dei 60 a 90 giorni. Bene, l'elemento ulteriore è che ovviamente con enti come ANAS non si può fare fattura fino al momento in cui riscuoti, quindi non puoi anticipare. Quindi non puoi andare in banca anticipare. Perfetto. Detto questo, mi piacerebbe un tuo parere mettendoti nei panni di un imprenditore che è in questa situazione. Certo. La prima, Brexit, Giacomo. Fategli un applauso, ha anche fatto 40 anni.
l'inizio del declino. Brexit, molto seriamente. Io inviterei tutti a non seguire particolarmente i sondaggi inglesi. Non voglio qui aprire discussioni con i sondaggisti italiani, ovviamente, ma i sondaggi inglesi non sono particolarmente affidabili. Vedo qualche giornalista che è stato a lungo in Inghilterra, sa perfettamente che i campioni sono molto discutibili. E per chi di voi ama la politica inglese, segnalo un tweet di Jim Messina, che è il capo della campagna per Cameron contro la Brexit, per il mantenersi. Ieri mi pare, ieri l'altro, divertente, l'hashtag è keep calm, perché adesso la tesi è che i Leave sono in vantaggio, non lo so, non so valutare. È una campagna molto tosta, ci sono dei fior di professionisti in campo da tutte le parti. Oggi Tony Blair e John Major ieri hanno fatto un'uscita, Boris Johnson gira con un pullman in tutte le campagne con il suo fare istrionesco, ma anche molto presente. Cameron è comunque uno dei più grandi campaigner, come lo ha definito Edda Kenny nell'ultimo nostro Consiglio europeo su questo. È molto difficile capire come va a finire. È chiaro che il mondo della finanza, il mondo dell'economia, si è ovviamente schierato nell'unico modo con il quale si può schierare il mondo della finanza e dell'economia. Brexit sarebbe una sciagura per gli inglesi. Si dice che sul breve periodo avrebbe conseguenze anche per noi. Beh, probabilmente la turbolenza finanziaria, anzi sicuramente la turbolenza finanziaria è sempre un problema. I mercati sono già nervosi per Brexit, ne vediamo i risultati oggi per esempio, magari non è l'unica occasione. Quindi io trovo che dal punto di vista della stabilità finanziaria e delle opportunità sia sicuramente fondamentale per tutti che vincano i favorevoli al mantenimento dei UK in Europa. Per noi, io sono un europeista, credo a una grande battaglia europea, la stiamo facendo, mi piacerebbe discutere con voi, giovani industriali, di un euro in cultura, un euro in sicurezza come risposta alla crisi del terrorismo, mi piacerebbe parlare anche di questo, cioè provocarvi e sentire le vostre valutazioni anche su questi temi, non solo su quelli finanziari. Perché noi stiamo cercando di cambiare l'Europa da dentro, sull'immigrazione, sull'Africa, sulla paura che vogliono instillare come regola del gioco quando l'Europa è sempre stata apertura, non paura. Ma io non sono sul medio-lungo periodo preoccupato per l'Italia da un'eventuale uscita della Gran Bretagna. Se dovessi ragionare in termini strettamente egoistici, direi che si aprirebbero anche delle opportunità per il paese. Trovo tuttavia che sarebbe un clamoroso errore per l'Europa e per il Regno Unito. Il primo che paga le conseguenze di un'eventuale uscita è il cittadino inglese. E credo che l'uomo che meglio di chiunque abbia espresso questo concetto risponde a nome di Barack Obama, che pur non europeo ha fatto un discorso magnifico, anzi ne ha fatti due magnifici, sull'Europa, sia quello di Londra che quello di Hannover. Vi suggerisco di leggerli se avete mezz'ora o di ascoltarli. Fantastici. Però io sulla Brexit dico, non sono preoccupato dei sondaggi perché i sondaggi sono scarsamente affidabili, credo che prevarrà il buon senso, quindi credo che gli inglesi non voteranno contro se stessi e credo che quelli che per primi pagherebbero il danno sarebbero loro. Sul breve periodo ci sarebbero turbulenze che volentieri ci risparmieremmo. Però contemporaneamente non credo che sarebbe una sciagura sul medio-lungo periodo. Tuttavia, dovendo scegliere, preferisco tutta la vita che UK rimanga in Europa. Questione interna, tu poni un caso davvero impressionante. Questo è il vero problema che noi abbiamo oggi. Guardate, noi abbiamo fatto l'articolo 18, voi facevate i convegni sull'articolo 18, non c'è più. Poi c'è il tema del pubblico, se volete ne parliamo dopo, so che ne avete parlato anche oggi, però quello è un tema che non c'è più. Ponevate il problema in tutti i vostri convegni, anche alla piccola impresa, a Confindustria, dell'IRAP, costo del lavoro. Io vi dico, il 16 giugno chiedete ai vostri commercialisti quanto risparmiate sull'IRAP, costo del lavoro, rispetto allo scorso anno, perché sapete che il 16 giugno di quest'anno, no, c'è il saldo del 15, vedete finalmente i primi risultati. Avete
ottenuto, poi mi piacerebbe discutere con voi se funziona o no, questa storia del superammortamento. Ne parlavamo prima, non so se lo state usando, se vi sembra uno strumento che funziona. Superammortamento al 140% e patent box, discutiamone. Perché poi alla fine siete voi che lo sapete, sono le vostre imprese. Ma il punto chiave su cui ci giochiamo la credibilità del paese è la semplificazione del sistema fiscale, che non vuol dire necessariamente pagare meno tasse, anche se ovviamente sarebbe meglio, ma intanto pagarle meglio. Cioè avere un sistema in cui la semplicità è la regola del gioco anche nel rapporto con il contribuente. E dall'altro la pubblica amministrazione. Si sono fatti dei passi in avanti? Sì. Sono sufficienti? No. Alcuni, credo che Marianna Madia vi abbia raccontato oggi, alcuni dei passaggi che ci attendono. Il 15 giugno facciamo Consiglio dei Ministri. C'è la scia, che è una cosa molto importante. Sapete la scia, no? È il... c'è la conferenza dei servizi, c'è il licenziamento per chi timbra il cartellino e se ne va. Ci sono una serie di passaggi importanti, significativi in avanti, credo anche alcuni apprezzati dalle opposizioni, almeno in parte. Però il punto chiave è fare quello che ha fatto Steve Jobs con il telefono. Lui ha vinto con il telefono perché 10 anni fa, non 100 anni fa, e 10 anni fa c'era la Nokia, che era lì, noi avevamo un Nokia, molti di noi. Noi quando si andava a scuola insieme si aveva Nokia, avevamo altri telefoni. Cosa ha fatto Apple? Ha fatto il telefono divertente, bellino? Ha fatto una cosa diversa, ha tolto il libretto di istruzioni. Perché? Perché l'iPhone era chiaro. Guardate che se ci pensate è così. Nel 2006, fino al 2006, chi di noi comprava un telefonino aveva un libretto di istruzioni alto così. L'iPhone è diventato una cosa semplice perché puoi, controllando le icone, e di una semplicità evidente grazie al design e alla semplificazione, avere tutto a portata di click. O la pubblica amministrazione diventa semplice e diventa paradossalmente semplice come il tuo telefonino, dove sai che se fai un lavoro puoi con un click fatturare, se lo fai, poi se non lo fai ti stango, se rubi ti distruggo, se fai il furbo ti vengo a cercare. Se fai come hanno fatto in parte d'Italia, dove dovevano fare i piloni di 12 metri, li hanno fatti di 5, non soltanto ti porto via, ma ti sbatto dentro e vabbè, non diciamo cose volgari. Ma se non andiamo alla semplificazione, non andremo a nessuna parte. A che punto siamo? A metà dell'opera. Perché l'infrastruttura è partita, con tutta la digitalizzazione, con tutto il percorso di semplificazione interna, ma ancora dall'esterno i risultati sono appena percepibili. La fatturazione elettronica è un fatto positivo, ti riduce il tempo di pagamento della fattura, ma se tu, porca miseria, fatturi dopo 21 mesi, meno male che ti pagano in 60 giorni o 90 giorni, ora non so com'è nel tuo caso, ma che cosa ti cambia se fatturi 21 mesi dopo? Allora, questo è l'obiettivo. E su questo chiudo. C'è una grande sfida che noi abbiamo lanciato, e che è passata un po' in secondo piano. Voi sapete che a me dicono che io metto tutti i miei amici nei posti di responsabilità. È una frase che, come tante frasi che vengono dette, poi diventano, a parte lui, tutti i miei compagni di scuola, a parte uno. È una frase molto ingiusta, ma non me ne frega niente di che valutiate il mio stato d'animo sulla giustezza o meno di questa frase. Noi stiamo cercando di mettere alcune tra le persone migliori alla guida di aziende, le principali aziende di questo paese, dei ministeri, ma la sfida più grande l'abbiamo affidata a un signore che si chiama Diego Piacentini, che il 17 agosto prende servizio in questo paese. È uno dei 5-6 top manager di Amazon, è italiano, purtroppo è interista, però nessuno è perfetto. Risponde direttamente, ho capito, l'ho fatto apposta per stare all'opposizione a Maroni. Risponde direttamente a Jeff Bezos, e Dio mio se Jeff Bezos ha cambiato parte del mondo. Ora sta cambiando anche parte dell'editoria, ma questa è un'altra storia. Lasciamo stare il Washington Post. Che cosa ha fatto? Lui è uno di quelli che riferisce a lui. Io gli ho detto, scusa, per 2 anni abbandoni tutto e vieni a servire il tuo paese e fai il commissario per la digitalizzazione del paese. Potere di vita e di morte, tutto a lui.
Io voglio soltanto obbedire a quello che lui c'ha da dire. È un passaggio straordinario ed è quello che serve a un paese come il nostro. Altro che l'amico degli amici. Hai preso uno che ovviamente non ha fatto scuola con noi, ma che ha fatto dei risultati incredibili. Bene, questa è la sfida. Mettiamo i migliori, però ci vuole una cosa sulla quale chiedo anche a voi un aiuto. Smettere di pensare che il Moloch della pubblica amministrazione sia irriformabile. Ci sarà sempre una storia che non funziona. Ci sarà sempre. Il punto vero è non farla diventare il prototipo di quello che non funziona. Ci sono anche storie che piano piano stanno migliorando profondamente. E questo è il mio grande problema di questa fase politica. Da un lato vedo i risultati dei primi 2 anni. Ci sono innegabili, non sono la soluzione di tutti i problemi? Certo che no. Ma c'è un risultato. E allora devo dire, dai ragazzi, si vede che si può cambiare. Dall'altro c'è sempre qualcuno che si alza. Sì, però... E che, paradossalmente, lasciatemela dire così, quasi un po' si vergogna dei risultati. Lo vedo all'interno dei miei, ma non soltanto dei miei. Levi l'articolo 18, non lo dire, se no Landini ci rimane male. Ho capito. Però ci sono 455.000 posti di lavoro, di cui 390.000 a tempo indeterminato in più. E se Landini ci rimane male, ci sono 390.000 persone che hanno dimostrato che l'articolo 18 non era un problema perché vi dava la libertà di licenziare, era un problema perché vi negava la libertà di assumere, e averlo avuto il coraggio di cambiarlo ha trasformato l'economia italiana. Racconti della legge elettorale dicendo c'è il ballottaggio. Mi fanno i miei, ma c'è il ballottaggio. Però forse si perde. Dice, perché forse vince 5 Stelle. Poi non ci credo nemmeno, lo fanno, ma forse la destra si riorganizza. Insomma, vediamo. Vabbè, può succedere. Sì, può succedere che con il principio del ballottaggio, al ballottaggio chi ha un voto in più vince. Si chiama democrazia, non possiamo aver paura. Se sei credibile, vinci. Se hai paura e vuoi un sistema bloccato in cui non vince nessuno, almeno il giorno dopo ti accomodi, hai perso. Comunque, ha perso l'Italia. Allora, le cose vanno fatte. Vi chiedo una mano per non vivere la pubblica amministrazione come un ostacolo insormontabile. È chiaro che siamo a metà dell'opera. Un'ultima considerazione flash, ve la lascio. Pensate se ANAS e FS si mettessero in mezzo, insieme. Pensateci dal punto di vista italiano, ci sono un po' di problemi normativi, ma pensatelo soprattutto all'estero. Noi abbiamo ingegneria, qualità, per le aziende che lavorano e che sono fornitrici. Prova a pensare a cos'è un grande soggetto in questo modo che fa da general contractor anche all'estero. Perché ragazzi, all'estero c'è un sacco di ricchezza che noi stiamo buttando via. E c'è un sacco di gente che, se l'Italia smette di essere il paese in cui va tutto male e fa la sua parte, c'è da divertirsi. Sull'FSRFI, sperando di non festeggiarla ai tuoi 50 anni, sono curioso poi di sapere la vostra opinione. Chi tocca? Siete tutti morti, addormentati tutti? No, qualcuno è sveglio. Buonasera Presidente, sono Giorgio Bellucci di Modena. Salire il ranking nel Doing Business Index della Banca Mondiale è una delle sfide che si è posta all'inizio del suo insediamento. Oggi siamo al 45esimo posto, con un balzo in avanti di 20 posizioni rispetto al 2014. Tuttavia, nella voce far rispettare i contratti, occupiamo ancora una poco decorosa 111esima posizione. In questo senso, le disposizioni per l'efficienza del processo civile, già approvate alla Camera, sembrano andare nella giusta direzione. Quali pensa che saranno i benefici in introduzione di disposizioni come la sezione specializzata per le imprese e il mercato? Quando potremo finalmente beneficiarne? E soprattutto, dato che abbiamo visto che in Italia le cose si possono fare, cos'altro, a suo parere, manca ancora il nostro sistema giudiziario per andare ad occupare le posizioni che competono un paese come l'Italia? Grazie. Non lo so, dovete dirmelo voi più che io, perché noi abbiamo fatto questa misura ed è una misura che secondo molti degli stakeholders è importante. Spero che lo sia davvero. Giustizia civile, quindi riduzione, sezione specializzata. Abbiamo fatto dei passi in avanti, processo civile telematico. Mancano ancora cancellieri e strutture, abbiamo messo quelli delle province, perché poi stiamo scardinando il sistema dall'interno. Il fatto che non si voti più per le province, ma le province siano organi di secondo livello, porta alla riduzione del numero dei politici, ma anche alla riorganizzazione dei dipendenti delle province,
che opportunamente formati vanno a fare altro. Se hai da assumere 1.000 cancellieri, formi 1.000 dipendenti delle province. Poi su questo c'è una discussione, discussioni sindacali e compagnia bella. Però è un principio sacrosanto, è il vero principio su cui fai la revisione della spesa. Tuttavia, non so valutare quanto davvero vi stia cambiando sul processo civile. Processo civile telematico, siamo all'avanguardia in Europa, però i tempi ancora sono un disastro. Noi siamo partiti, eravamo a 947 giorni, abbiamo ridotto, è una giusta direzione, però anche lì, ragazzi, almeno un annetto per vedere risultati concreti ci vogliono, ci vuole. Doing index business, bah! Sulla pubblica amministrazione bisogna fare di più, perché è uno dei settori. E poi c'è un grande tema, però qui faccio l'assist a Boccia Guy, che è quello della produttività. Cioè, noi abbiamo dato la flessibilità, adesso occorre un grandissimo investimento sulla produttività, che in larga parte ovviamente è affidato alla contrattazione delle parti, perlomeno noi la vediamo così, pronti a intervenire se è necessario, e che comunque nella testa di Piercarlo Padoan è la priorità, ma non soltanto di Piercarlo Padoan, di Carlo Calenda, di Tommaso Nannicini, una squadra tra l'altro di cui sono molto, molto fiero, una bellissima squadra, quella che lavora sui settori economici. Nella testa di Padoan, di Calenda, di Nannicini e degli altri è probabilmente la priorità nella discussione che faremo per la legge di stabilità. Quindi bene la giustizia civile, però bisogna fare un passo in avanti sulla produttività per l'indice della Banca Mondiale, e l'altro tema è semplificare le infrastrutture. Sapete quanto spendevamo noi nel 2008 di infrastrutture all'anno? Ve l'ha detto De Rios oggi? Ve l'ha detto? No. Noi nel 2008 avevamo più o meno 40 miliardi di euro di appalti pubblici all'anno. 40 miliardi di euro. Nel 2012-13, effetti della crisi, 12 governo Monti, 13 governo Letta, provate a dire quanto è stato il... 40 miliardi sui 2 anni, cioè si è dimezzato. Poi dice, ah, però l'Italia non cresce come gli altri, ma scusami, 20 miliardi di euro sono 1,2-1,3 di PIL, è evidente che se non importa essere keynesiani per capire che se avevi 40 miliardi di euro all'anno e hai 20 miliardi di euro all'anno di appalti pubblici, hai 20 miliardi di euro in meno. Cioè, io a matematica non andavo bene, ma se erano 40 e sono diventati 20, persino io capisco, con uno sforzo intellettuale di grande respiro, che abbiamo dimezzato. Che cosa abbiamo fatto noi, sempre nella logica del passo dopo passo? Io non vi dico che c'è la bacchetta magica, però a forza di spintoni, gomitate, cazzotti e pugni vari, siamo passati a 60 miliardi al biennio, più correttamente 58 miliardi al biennio, vale a dire 29 miliardi di euro. Siamo a metà strada tra il momento pre-crisi e il punto più basso dell'austerity 2012-2013. Ragazzi, se noi non facciamo questo, la nostra competitività se ne va a farsi friggere. Se noi continuiamo a dire che faremo grandi cose, ma poi non facciamo gli appalti, e poi gli appalti, come direbbe qualcuno, ci vogliono 20 mesi per fatturarli, è evidente che prima che farli diventare economia reale occorrono mesi e mesi. C'è una domanda anche cattiva? Vai, no, piano, lei no. Lei mi ha già fatto tutta una nottata cattiva, lei. No, sono andato a dormire. Anch'io. I collaboratori che hanno... Questo mi sembra un grande messaggio per i giovani industriali. Andate a dormire e fate lavorare i collaboratori. Questo è il messaggio che vi arriva dal grande sondaggista. Vai, cattiva però. Ma che applauso, Presidente? Ma ha rovinato la domenica notte, abbattetelo invece. Mi riaggancio... Scherzo. Non so definirlo se è voto di scambio, traffico di influenza, broglio elettorale o corruzione in atti pubblici. Pregherei la scorta di accompagnarlo fuori, credo che correrà la folgore vedendolo in queste condizioni. Prego. Mi riaggancio a quello proprio che stavi dicendo sulla necessità di investire da parte dello Stato per creare poi anche l'indotto, perché negli ultimi 5 anni il debito pubblico è salito di 300 miliardi, 100 negli ultimi 2 miliardi di gestione del tuo governo. È vero che c'è stata la crisi dei tassi, è vero che il PIL non cresce abbastanza e quindi il 132% è per quello, è vero che... Però, dall'altra parte, è anche vero che la spending review, il tridente magico Cottarelli, Giavazzi, Bondi, non so che fine abbia fatto,
E poi stiamo assistendo, tranne Calenda che l'ha annunciato la nostra assemblea, al fatto che i ministri spendono di più, quindi la spesa corrente sta aumentando. Allora la vera domanda, il punto è, non è che, visto che bisogna ridurre questo stock di debito, perché se non si riduce lo stock non avrai mai i soldi per fare certo. Gli investimenti, che cosa concretamente hai intenzione di fare? Perché l'unica cosa che si sente in giro adesso è la reintroduzione delle tasse di successione. E francamente siamo questo giovani, ma teniamo famiglia. No, ora aspetta, la domanda sulla spending è molto seria. Permettetemi di essere noioso sui numeri, però tanto siete tutti attenti ai bilanci. È evidente che noi stiamo riducendo il deficit, ma che non siamo allo 0%. È evidente. Diamo dei numeri. Guardate sul profilo Twitter di Obama quanto è diminuito il deficit negli Stati Uniti d'America. Lui ha fatto un tweet qualche giorno fa. Mi pare che partisse dall'8 e qualcosa ed è sceso giù. Partiva dall'8%. La Spagna, che tanti di noi dicono è il paese più innovativo, sapete quanto ha di deficit quest'anno? Provate a dire un numero. Il 5,1%. 5%. Noi sul prossimo anno, dopo lunga trattativa sulla flessibilità, abbiamo preso l'1,8. Tra 1,8 e 5,1, sempre per i nuovi studi matematici, c'è il 3,3%. Che vuol dire più o meno 55 miliardi di euro. Avessi 55 miliardi di euro, altro che riduzione delle tasse, cioè convoco Boccia e faccio anche la concertazione a quel punto, porto 50 miliardi sul tavolo, è evidente che diventa un giochino divertente. L'Italia non se lo può permettere perché ha un debito alto. Io però contesto la lettura che il debito, nel momento in cui hai il deficit che continua ad essere deficit, è evidente che il debito in termini assoluti continua a crescere. Perché se no non ci sarebbe il deficit, giusto? Qual è il punto vero? Devi fare il debito PIL. Da quando ci siamo noi si è stabilizzato. Non è sceso. 132,4, 132,7, 132,5. Come? Sì, non proprio, ma comunque sì. Perché dal 2012 è cambiato, 2013 è cambiato il criterio. Non è il più alto dei paesi occidentali, perché tu hai il Giappone che è al 230, ma ha una situazione totalmente diversa e anche la composizione del debito, e hai altri paesi, gli stessi Stati Uniti hanno un modo diverso, ma hanno anche dei limiti diversi, non hanno l'Unione Europea. In più, se devo dirla tutta, ho molto apprezzato il governatore della banca olandese, che non conosco ma che vorrei conoscere, perché è l'unico che ha detto una cosa seria, cioè che il debito pubblico italiano è un problema, ma la sua sostenibilità è diversa dagli altri perché ha un risparmio privato, senza bisogno di toccare le tasse di successione, che è totalmente diverso dagli altri paesi. Cioè l'economia italiana ha dei problemi? Certo, come tutti gli altri paesi. Deve cambiare? Certo, come tutti gli altri paesi. Ma deve darsi delle regole. Allora, io vi dico la mia. Per me aver fatto il fiscal compact senza dare strategie di investimenti in Europa è stato un errore da parte dei nostri partner europei e anche dell'Italia. La linea austerity, austerity, austerity da sola non basta. Bisogna stare su un deficit che sia accettabile, su un debito che non cresca, e veniamo alla revisione della spesa. Cottarelli il primo giorno mi dice: queste sono le misure per la revisione della spesa. Alcune buone. Il tetto ai superstipendi non ha portato grandi soldi, ma è stato un simbolo importante. La riorganizzazione degli incentivi cui sta lavorando adesso Calenda è una cosa importante. Altre misure totalmente sbagliate, secondo me. Fischiatemi pure, tanto è un periodo buono. Ma io vi dico che la proposta che mi è arrivata di ridurre l'illuminazione notturna nelle città per risparmiare è un errore marchiano, clamoroso. Quello che serve è fare investimenti nelle nostre periferie, sull'illuminazione, sulla qualità della vita, e dare sicurezza a una ragazza o a un ragazzo che esce la sera. La prima proposta della revisione della spesa era ridurre dalle 23.30 alle 22. Chi ha fatto il sindaco sa che questa è una cosa che non esiste. Allora, va capito che cosa significa revisione della spesa. Io ti dico la mia. Sulla sanità bisogna spendere meno? No. Bisogna spendere meglio. Noi stiamo aumentando, meno di quello che chiedono le regioni, ogni anno 1 miliardo di euro sulla sanità.
ma per forza si campa più a lungo. Bene, cioè, vi vedo con le facce strane. Vi ho detto si campa più a lungo, cioè non è che vi ho detto, oh mio Dio. Due, campando più a lungo è evidente che cambia il livello delle malattie. I lungodegenti hanno delle priorità diverse. La farmaceutica sta facendo dei passi in avanti incredibili, e quanto sarebbe importante considerare l'industria farmaceutica come un'industria importante per il sistema paese, cosa che non sempre è stata considerata. L'innovazione in questo settore è meravigliosa, bisogna investire di più, meno di quanto chiedono alcune regioni, ma bisogna investire meglio. Allora, la revisione della spesa vuol dire tutto e niente. Io vorrei parlare delle cose di merito. Le partecipate in Italia sono uno scandalo. Ci sono alcune regioni del nostro paese che hanno un sistema di municipalizzate per le quali stiamo intervenendo, non dirò con lanciafiamme perché altrimenti c'è il copyright, stiamo intervenendo con un decreto legislativo importante, devo dire apprezzato anche in questo caso da parte delle opposizioni, si andrà a ridurre le partecipate. Ma non pensare che questo abbia un ritorno sulla spesa del bilancio, eh? Perché quando tu hai una riduzione dei costi delle partecipate perché riduci le poltrone, il sindaco non è che li mette nel bilancio dello Stato, il sindaco ci fa altre cose, aggiungo, giustamente. Hai una riduzione dei costi per i cittadini, hai un sistema efficiente. Se hai 10 aziende municipalizzate in Italia che funzionano bene, vai a colonizzare pezzi di mercato all'estero, perché c'è uno spazio per farlo. In Lombardia ci sono realtà valide, in Emilia Romagna ci sono realtà valide, in Piemonte ci sono realtà valide, a Roma ci sono realtà valide, non dappertutto, ma in molte realtà ci sono. Questo è un pezzo di spending review. Però, e finisco, ragazzi, i numeri sono diversi da quelli che si dicono. Il debito deve non salire rispetto al PIL e in prospettiva scendere. Aggiungo, con questi tassi, o facciamola un'operazioncina intelligente, l'hanno chiamata operazione Matusalemme, quelli del MEF, è stata una discussione giusta, cioè se tu prendi 2, 5, 10, 50 miliardi e li metti su 50 anni, è chiaro che io subisco oggi, perché pago un po' di più, io, governo mio, ma in prospettiva aiuti il paese, perché un debito cinquantennale è un piccolo passo in avanti, perché se tu riesci, naturalmente poi dipende da quant'è l'accoglienza sul mercato su questo, perché non puoi esagerare, il primo passaggio sui cosiddetti bond Matusalemme pare non male. Tutte queste dinamiche sono dinamiche su cui vi sto tediando, ma sono dinamiche di buona amministrazione, richiedono un governo che queste cose le fa e non riesce nemmeno a raccontarle, perché di queste cose non parla nessuno. Ma cercare di fare dei titoli, dei bond più lunghi, è un principio sacrosanto. In questo momento, in mano alla cosa pubblica, è in mano a persone che stanno pensando alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni. Vorrei che fosse chiaro. Perché se guardate i giornali, se guardate i commenti politici, se guardate i miei tweet, avrete l'impressione che ci sia un'attenzione soltanto per l'istante. Non è così. Stiamo facendo un lavoro sistematico per cui chi verrà dopo di noi, io spero di continuare alle elezioni dopo che continueremo a essere noi, ma chi verrà dopo di noi avrà un paese che funziona meglio. Per troppo tempo la classe politica italiana si è preoccupata di dare la stangata a quelli dopo, lasciare il buco e lasciare da pagare a quelli che venivano dopo. Vado al ristorante e poi paga quello dopo. Il meccanismo sta cambiando, però non date una lettura credulona a tutto il tema della revisione della spesa, perché la revisione della spesa per essere seria ha bisogno di essere concreta. Se mi chiedete spengi la luce così si risparmia, io ti dico non hai idea di quanto devo spendere poi sul sociale, quanto devo spendere sulla criminalità, perché mi hai spento la luce un mese, un'ora prima. Spengere la luce un'ora prima non è la revisione della spesa, è un farsi del male, è un atto tafazziano, non da revisione della spesa. Ho detto tafazziano per non essere volgare. Domande cattive. Cattiva? Cattive non lo so. Lo so. Alessio Rossi, vicepresidente con delega sviluppo economico e startup. Romano, abbiamo la stessa età, qui ci diamo tutti del tuo. Oh, ma uno più giovane, c'è di Confindustria o sono tutti i 75? No, io sono il 79. Che anno è lei? Portati male, ma classe 79. Che anno? 82, lei vince. 80? 86. 86. Sì, ma quella 78 è 86. Non va bene. Perché 78 non va bene? Cerchiamo un 83 almeno, 84. Vabbè, ragazzi. Ok. Poi.
cambiamo dialetto ma sempre energia. Partiamo da un tuo annuncio. Entro il 2018 il 50% dell'energia elettrica sarà prodotta da fonti rinnovabili. Annuncio fantastico, lo apprezziamo molto. Un problema, ad oggi il decreto riguardante gli incentivi sulle rinnovabili invece essere uscito il 31/12/2014, perché era per il triennio 2014-2017, ad oggi ancora non è uscito. Proposta, ce ne sono tante di bozze che abbiamo visionato, che girano. Rendiamone ufficiale una a breve e da domani mettiamoci a lavorare su quella del prossimo triennio, altrimenti le imprese non riusciranno mai a organizzare i propri investimenti. Cito le nostre tesi di oggi, così passo alla seconda parte della domanda, questa era una proposta. Creare 100 start-up innovative, PMI innovative per salvare un'azienda che ad oggi vengono chiamate aree di crisi complessa. Creandone 100 realtà innovative a supporto di una, abbiamo proposto anche di cambiare l'area di crisi complessa in area di sviluppo complesso, che è molto più bella e dà ottimismo al Paese. Ci offriamo. Sì, se mi trovi uno che diventa ottimista perché cambi da area di crisi complessa, area di sviluppo complessa, ti pago da bere. È la somma da che fa totale. ACC a ASC, una roba. Io mi immagino già i burocrati ragionare l'acronimo. Hai fatto dall'ACC all'ASC? Ah, qui non siamo però, noi ci proviamo e quindi anche quello sappiamo che fa la sua parte. Noi ci offriamo anche per contribuire a una rinnovazione della politica, a un rinnovamento della politica industriale del governo. Ovvero, noi ci offriamo di scrivere insieme al governo i nuovi PRI e di attuarli, che è una roba ancora un po' più innovativa. Quali sono i PRI? Qualcuno lo sa sicuramente, però insomma sono dei piani di reindustrializzazione. Noi li abbiamo scritti, li vediamo scritti, li leggiamo. All'interno di questi PRI ci sono tante belle cose, però rimangono scritte sulla carta. Noi siamo pronti da domani a lavorare insieme al governo affinché vengano scritti nella maniera corretta per sviluppare il Paese e soprattutto per attuarli. Noi siamo 13.000 in Italia, in quelle aree di crisi ci siamo, le conosciamo bene e siamo pronti a fare la nostra parte, perché solo se facciamo la nostra parte insieme a quella del governo possiamo portare il nostro Paese là dove dovrebbe già essere. Grazie Presidente, sei venuto come Sindaco di Firenze, oggi come Presidente del Consiglio, l'unico augurio è ad maiora, ci vedremo presto. Ci ha pensionato. Ce ne stanno tante altre. Ad maiora. C'è l'Europa, canemo. Grazie. No, pensionato è troppo. Sì, Bobo, ma vista l'età me ne andrò dopo di te, quindi tranquillo, quindi va bene. Sì, molto, molto rapidamente, sono d'accordo su tutto, appunto, quindi va bene, il riferimento è no, è fantastico, meraviglioso, perché nel frattempo mi arrivano i messaggini di Filippo Sensi, dice le agenzie titolano che la sconfitta in democrazia, tutto il ragionamento che ho fatto sul 2018, no? Che se c'è la legge elettorale con il ballottaggio riferita all'Italicum, e tutti a dire, beh, stai già parlando dei ballottaggi domenica, no. Annuncio ai giornalisti che stavamo parlando, ci sono i testimoni delle elezioni del 2018, Maroni testimone, va bene? Quindi Bobo Maroni testimone, stavamo parlando delle elezioni del 2018 e stavamo dicendo che in un sistema democratico il fatto che ci sia l'Italicum, che pure Bobo Maroni non apprezza, permetterà a chi vincerà di governare, va bene Philips? Quindi penso sia abbiamo fatto una correzione in diretta della percezione che abbiamo dato della dichiarazione prima. No, io sono d'accordo, però sono d'accordo su tutto il riferimento a Carlo Calenda, appunto, chiusa la discussione, parlatene con lui, ed è uno molto sensibile, ci lavora. Però ragazzi, un passaggio, no, perché non mi metto a discutere sui PRI, dell'ASC, dell'ACC e compagnia bella, e sono d'accordo e apprezzo molto la disponibilità. C'è un passaggio che è quello sul quale io insisto, ragazzi, o vi tirate sulle maniche, vi sporcate le mani e ci provate, e quindi prendo la tua consiglia, o non c'è nessun piano burocratico che ci salverà. Questo è il punto chiave. L'elemento fondamentale, abbiamo fatto le riforme di tutti, diciamoci la verità, le riforme le abbiamo fatte più di quello che la gente pensasse, di più. Poi qualcuno può dire meglio, qualcuno può dire peggio. Ma l'unica riforma strutturale di cui ha bisogno il Paese è l'entusiasmo e la fiducia di chi può governare il Paese, non dal punto di vista dell'esecutivo, ma dal punto di vista della quotidianità tutti i giorni. O l'entusiasmo, il coraggio ce lo mettete voi,
indipendentemente dagli aspetti burocratici. Oppure il paese è bloccato. Noi viviamo in un tempo in cui, se qualcuno ce la fa, una parte della classe dirigente del paese guarda e dice, ma chissà come ha fatto. In America, se uno partendo da zero fa una cosa meravigliosa, gli dicono bravo, non gli domandano chissà cosa c'è dietro. Dicono wow, non dicono bah. Dicono ok, voglio fare meglio di te. Non dicono mettiamoci d'accordo, troviamo una soluzione. C'è uno spirito che deve tornare dentro la nuova classe dirigente, che è quella più giovane di noi, perché voi siete già tutti quarantenni, che deve essere quello di tornare a credere nel fatto che l'Italia possa farcela, porca miseria. Questo è il punto chiave per me. Questo è il punto fondamentale. È vero che ci sono problemi, certo che ci sono problemi, è vero che ci sono difficoltà, certo che ci sono difficoltà, ma se voi avete il coraggio di provarci, questo paese può essere il paese più innovativo d'Europa. Che cos'ha la Germania in più di noi dal punto di vista dell'innovazione, del talento, della curiosità, dell'ingegno? Ha un sistema che funziona meglio, sì. Perché? Perché 10 anni fa, anziché perdere tempo, hanno fatto la riforma del mercato del lavoro. Perché quando si tratta di difendere gli interessi tedeschi, non stanno a discutere tra socialdemocratici e CDU. Quando si tratta di andare in Europa, non si mettono a contestare, e lo dico anche alla sinistra, per la parte che ha avuto la sinistra in passato, non si mettono a contestare il proprio governo, danno una mano. Non utilizzano l'Europa il luogo nel quale si va a dividerci. Ma si riscopre l'interesse nazionale come elemento fondamentale e contemporaneamente si prova a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Questo è l'elemento chiave. Allora, adesso benissimo, tutta la discussione di merito, io ci sto, hai ragione. Credo che gli obiettivi del 50% siano raggiungibili. Penso che ci sia bisogno di lavorare in parte in alcuni settori a livello europeo. Mi riferisco alle rinnovabili, in particolar modo all'idroelettrico e non solo, per avere delle regole diverse, o comunque con i francesi ci stiamo muovendo con, a livello di Unione Europea. Penso che ci sia bisogno di andare sui pali eolici e fare un grande lavoro di ingegneria innovativa, perché c'è lo spazio per recuperare efficienza. Penso che si possa fare di più con l'innovazione sul solare, sul fotovoltaico. Penso che persino il geotermico, che però vale veramente l'1,5% più o meno, possa comunque fare meglio. E viva l'Arderello, e viva la Toscana. Però il punto chiave è lo spirito di impresa, che non vuol dire soltanto per un imprenditore. Ragazzi, i ventenni di oggi, comunque saranno costretti a mettersi in gioco. Diamo l'idea che ci si possa fare. Non viviamo soltanto nell'idea che tanto in Italia non succede niente. Questo è più importante del PRI con Calenda. Detto questo, Calenda è sicuramente a disposizione per discutere delle regole e anche della tempistica necessaria. Prendiamo l'ultima, perché poi devo andare a cena, ragazzi. Vai! No, lo so, sono detto vai. Sì, come? Ah, no, cioè, vabbè, poi ve lo facciamo anche lei, 86. Dopo, vai. Simone Ghiazza, giovane imprenditore del Piemonte, project leader di questo convegno. Bravo. 81, così c'è tutto. Parliamo di TTIP. È un'opportunità, ma ancora molte criticità sia nel veto di alcuni paesi e lato invece opinione pubblica per scarsa chiarezza e molte paure. Cosa possiamo fare insieme per influenzare GI? Lei è favorevole, tu sei favorevole o contrario? Favorevole. Chi è che qui dentro ha dei dubbi sul TTIP? Uno? È un eroe, bravo. Cioè no, non bravo, io sono favorevole, però era interessante. Solo uno? Beh, dai, non è possibile. Una discussione che sta dividendo anche a Confindustria. Vabbè, chi è favorevole controprova tutti, no. Chi non conosce il TTIP perché... Ecco, una parte almeno, perché sennò non so come va a finire. Nel senso che sono d'accordo sulla massima trasparenza, percorso... Mi sembra, se non si fa adesso, temo che non si faccia per anni. Quindi io sono per provarci, con la massima trasparenza. È stato oggetto di discussione molto accesa con alcuni leader al G7, ovviamente Obama tirava,
a favore e noi con lui. Però il tema di garantire, da un lato abbiamo fatto poi un esempio, abbiamo introdotto la discussione sul rapporto Parmesan-Parmigiano, a proposito del TTIP, che insomma è un po' una forzatura, ma comunque ha un senso, un po' tirato ma ha un senso. Secondo me la cosa fondamentale è garantire la massima trasparenza, il massimo accesso e contemporaneamente spiegare che non si deve aver paura dei grandi accordi commerciali internazionali. Non sono sicuro che si riesca a fare, cioè se dovessi scommettere direi che noi ci proviamo, ma non sono così convinto che ci si faccia. Vai. Cioè, ho preso anche Marco, mi sono permesso anche le provie. Buonasera, Fiorella Gallo, giovane imprenditore di Cosenza. Cosenza. Presidente, volevo chiederle un consiglio. Secondo lei, come si fa con il nuovo codice degli appalti e nella fattispecie con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa a sconfiggere la corruzione negli appalti e a permettere a imprenditori onesti, quindi anche a noi giovani imprendititori onesti, attraverso la meritocrazia, quindi solo la meritocrazia, a vincere gli appalti, quindi a lavorare onestamente e a non fallire? Io credo che il tema vale non soltanto sul codice degli appalti, ma praticamente su tutto, in particolar modo nel Mezzogiorno, ma non solo nel Mezzogiorno. A mio giudizio gli strumenti che introduce il codice degli appalti aiutano, non sono un ostacolo. E credo anche, ho visto c'è stata una discussione rispetto ovviamente a tutte le opinioni, che l'ANAC sia particolarmente utile. Insomma, se non ci fosse stato l'ANAC e Raffaele Cantone, noi non avremmo fatto l'Expo. Se non ci fosse stata l'ANAC e Raffaele Cantone, noi non saremmo intervenuti sul Mose di Venezia. Se non ci fosse stata l'ANAC e Raffaele Cantone, centinaia di appalti di questo paese sarebbero finiti in un vicolo senza sfondo, in un vicolo cieco, e noi avremmo buttato all'aria e buttato via un sacco di soldi. Quindi io personalmente credo che valuteremo nel merito tutto, nel senso che il Parlamento ha fatto questa scelta, a me pare un passo in avanti, non un passo indietro. Dopodiché c'è un punto chiave. Il punto chiave è la certezza della pena per chi corrompe o è corrotto. Cioè, qual è il dramma per me? Che con le regole di oggi, dell'attuale, dell'ex codice degli appalti e delle altre regole, in carcere per corruzione, sa quante persone ci sono a Fiorenza? 200... No, è collegata. Sembro, ma era esattamente questa. Sa quante ci sono e quindi lei può fare il calcolo a naso di quelle che non ci sono. Prova a dire un numero di quante ci sono. 283. Ora, io sono uno di quelli che dice che in Italia c'è un grande rispetto per la legalità, ma che in Italia ci siano solo 283 corrotti? Non ci credo nemmeno se me lo dice Babbo Natale. È evidente che il tema della certezza della pena, della velocizzazione dei processi e della chiarezza delle regole, perché se tu fai regole molto complesse, il problema è che chi si attrezza per delinquere, con le regole più complesse, essendo bravo a delinquere, delinque meglio. No, non è vero. Questa è una valutazione su cui la invito a non cedere alla rassegnazione, se vuole la faccio incontrare con Graziano Del Rio e con i parlamentari che hanno scritto il codice degli appalti. Attenzione a non avere questo atteggiamento rassegnato per cui ho tutto male, non è così. È stato cambiato appositamente, poi si può discutere, naturalmente nessuno ha la verità in tasca sul fatto che sia andata nella giusta direzione o no, ma non si accetti il principio per cui il codice degli appalti, o se vuole un'altra legge, la non voglio personalizzare sul codice degli appalti, impedisce di combattere la corruzione. Prima regola per combattere la corruzione è non rubare, direbbe quello banalmente. Seconda regola è che chi viene beccato a rubare deve starci dentro. Abbiamo messo delle regole più dure. Sa cos'è che mi ha fatto uscire di testa appena sono arrivato? Rito, però ci può da ridere. Un patteggiamento di un politico, non dirò il nome, nella parte politica, che ha riconosciuto di aver compiuto un reato, se no non patteggiava. Nel momento in cui patteggi riconosci che hai commesso quella cosa lì. E che ha restituito, ora vado a memoria, non vorrei dire una cosa sbagliata, ma è indifferente, faccia conto la metà del malloppo. La prima regola che noi abbiamo cambiato, un mese dopo, è che chi patteggia deve restituire tutto fino all'ultimo centesimo con gli interessi e paga. Perché se tu paghi
nel senso che ti prendi un po' di anni, ma poi a livello economico non restituisci tutto, diventa un investimento vantaggioso quello di cui rubare. Cioè, come il rendimento di Stato oggi, i titoli di Stato, ti conviene rubare. Allora è evidente che noi abbiamo dovuto fare questo intervento. Le regole le stiamo cambiando. Poi naturalmente sempre pronti a fare meglio, ma bisogna anche valutare e valorizzare ciò che di buono c'è oggi. Allora, io le dico, nei prossimi anni in Calabria ci saranno centinaia di appalti. La banda larga. La 106 è già andata, è da rimettere, da riorganizzare, ma sostanzialmente c'è. Poi lì c'è il subappalto e le cose che sappiamo. Se Dio vuole, finiamo la Salerno-Reggio Calabria, mettiamo a posto. E questa è la risata, ma tutte le volte... Oh, preferisco i fischi. La risata dei giornalisti stranieri sulla Salerno-Reggio Calabria mi è rimasta qui. No, non ridete però anche voi! Ho capito, ma rilevate anche sulla variante di Valico, e oggi ve la fate la variante di Valico, e anche bene. Salerno-Reggio Calabria è uno dei principali scandali del nostro paese, è anche difficile, l'hanno resa ancora più difficile, sempre più difficile. Però quando noi finalmente faremo la Salerno-Reggio Calabria compiuta, la 106, la banda larga, guardiamo il positivo. Il punto vero però le dico è come si fa in Calabria a andare comune per comune, a evitare che ci siano province ancora in mano a un sistema in cui non si vota perché la criminalità organizzata è più forte dello Stato? Come si fa a portare legalità in alcune zone dove ancora la legalità non c'è? Allora non ci lamentiamo, per carità di Dio, delle leggi. Se c'è bisogno di intervenire, si interviene e si cambiano. Abbiamo cambiato anche troppe. Ma il punto chiave sul quale vorrei sfidarvi è che nei prossimi anni torneremo ai 40 miliardi di euro di investimenti. Abbiamo messo regole più dure per chi delinque, abbiamo dato la massima trasparenza a livello nazionale e internazionale, siamo considerati best practice contro la corruzione. Raffaele Cantone è stato chiamato da David Cameron 12 maggio a presentare quello che sta facendo l'Italia. Possiamo fare di più? Sì, ma aiutiamoci a farlo. Finisco sulle infrastrutture, poi l'ultima davvero. La società di domani, l'ho detto molto bene in un'intervista qualche giorno fa a Vittorio Colao, è la Gigabyte Society. È iniziato il percorso di portare Gigabyte, o Gigabyte, come le dicono gli inglesi, io notoriamente ho una certa expertise. Questa è quasi peggio sta risata di quella della Salerno-Reggio Calabria, però shish anche a te. Shish anche a te. La Salerno-Reggio Calabria è un punto delle infrastrutture del passato. La Gigabyte, dirò così, e non Gigabyte Society, è un punto delle infrastrutture del futuro. È accaduta una piccola cosa la settimana scorsa, l'ha detto Marco nella relazione, lo avete detto, finalmente il bando sulla banda larga, bando sulla banda è meraviglioso, finalmente c'è. Ora la vera scommessa è trasformare la vostra impresa, le vostre imprese con questo sistema. Guardate che se noi non è soltanto andare a vendere i prodotti online nel mondo, è trasformare il percorso produttivo interno. Sta cambiando tutto con l'innovazione 4.0. Siate curiosi, siate capaci di anticipare, non passate il tempo a lamentarvi, non accettate di rassegnarvi, non credete a quelli che dicono in Italia non si può fare. Perché in tutto il resto del mondo, quando parlano d'Italia, non pensano alla terra in cui le cose non si possono fare, pensano alla terra in cui le cose si fanno per bene. E se c'è una scommessa sul capitale umano, sull'educazione, sulle università e sulle città che finalmente lavorano insieme, secondo me non ce n'è più per nessuno. Prendo l'ultima e poi vi mando a cena, se no... E vai! Urla! Sì, Presidente, sono Francesco Di Vella, Presidente Giovani Imprenditori Federalimentare, aderente ovviamente a Confindustria. Una domanda volevo farle, ha chiesto una domanda cattiva, non so se sarà abbastanza cattiva. Basta che non si vada sulle mamme, ecco, se si va sulle mamme si litiga, per il resto va tutto bene. Tra l'altro lei ha citato Amazon, ieri come giovani imprenditori federalimentari eravamo in Amazon proprio per testimoniare l'interesse dell'industria anche alimentare per quello che riguarda l'e-commerce e la digitalizzazione dell'Italia. E
Volevo chiederle, secondo lei l'Italia riuscirà a riprendere un ruolo di guida a livello europeo nei rapporti UE-Russia, visto che la settimana prossima, fra qualche giorno, ci sarà il forum economico a San Pietroburgo, e affinché vengano anche revocate le sanzioni oggetto dell'embargo russo, che hanno creato grandi problemi all'industria italiana e anche all'industria alimentare. Grazie. Diciamo, non è cattivissima, ma in Russia andiamo al 16-17, c'è qui Scordamaglia che è il super capo della Fede, quindi lui è lo Scordamaglia dei giovani di Vella? Ha una carriera davanti pazzesca, cioè, diventare lo Scordamaglia dei vecchi non glielo auguro, scherzo. Luigi è un carissimo amico e anzi grazie anche per il servizio che fa dentro l'ICE, appena confermato. La questione russa è molto complicata, nel senso che io sono diventato Presidente del Consiglio il 22 febbraio 2014, il giorno degli eventi di Piazza Maidan a Kiev. Possiamo discutere sul perché siamo arrivati lì, ma il tema vero è stato che c'era una violazione della sovranità territoriale dell'Ucraina da parte della Russia. Contemporaneamente si è iniziato un percorso di pace, noi abbiamo dato una mano a Milano durante il vertice ASEM, abbiamo riunito Putin e Poroshenko per cercare di farli parlare. Abbiamo offerto un modello, chi c'è dell'Alto Adige qui? L'Alto Adige 1954, gli accordi costituzionalmente rilevanti e sanciti dal Trattato internazionale potevano essere un punto di riferimento per l'accordo nella parte orientale dell'Ucraina, che è a maggioranza russa ma in territorio ucraino. Si sta lavorando. Speriamo naturalmente di poter accelerare il percorso di collaborazione tra Unione Europea e Russia, sapendo che è fondamentale che si implementi il pacchetto di Minsk, cioè le sanzioni vanno via quando il processo di Minsk, gli accordi siglati da russi e ucraini, piano piano viene attuato. Quindi vedremo lo stato dell'arte. Ci sono però due considerazioni da fare, tre anzi, rapidissime. La prima, io vado al forum di San Pietroburgo. Ci vado perché mi ha invitato Putin. Ci vado perché sono stato teorico e sostenitore del tentativo di riportare la Russia on board. Lo considero un valore. Sono andato al Cremlino un anno fa, con qualche distinguo da parte anche di alcuni amici e alleati europei, che dicevano, ma perché vai lì? Vado perché credo che per risolvere il problema in Siria, per risolvere il problema in Libia, sia meglio avere la Russia in campo che non la Russia contro. Penso che la Russia sia un paese fondamentale nella lotta contro l'estremismo islamico, e guai a chi sottovaluta questo aspetto. E dunque penso che la Russia sia assolutamente un partner da ricoinvolgere. Contemporaneamente la Russia deve rispettare il protocollo di Minsk. Anche gli ucraini devono rispettare il protocollo di Minsk, arrivare alle elezioni, la Costituzione, tutte le cose che conoscete. Chi di voi conosce il protocollo di Minsk sa a che cosa mi riferisco. Dunque vedremo lo stato dell'arte. Io però poi ho due considerazioni. Una riguarda la Russia e una riguarda l'agroalimentare, e chiudo su questa. La Russia, non credo che i problemi economici in Russia nascano dalle sanzioni. Ci sono alcuni distretti nostri che soffrono particolarmente per le sanzioni. In parte l'agroalimentare, penso al calzaturiero, al calzaturificio, al settore calzaturiero Marche e non solo Marche. Ci sono alcuni distretti che, anche in Toscana, Antonella Mansi fa la parte della Toscana, giusto però. È un elemento vero, ma il vero problema della Russia di questi anni è stato che con il petrolio, che era $130 e che adesso è, quanto è, 50 ora, quanto siamo il petrolio 50, è evidente che è stato a 30, 28, ragazzi, se tu prepari un business, un bilancio che poi loro avevano preparato a $70-80, essendo diciamo ottimisti, e poi ce l'hai a $30, la situazione è complicata per quello. Io spero, penso e credo che firmeremo degli accordi importanti, spero che si possa andare sul settore agroalimentare a un avvicinamento, ci lavoreremo con forza, ma il problema della Russia va inquadrato in una prospettiva
ampia. Mi piacerebbe un giorno, non adesso, naturalmente vi ho già sufficientemente stancato, discutere con voi di politica internazionale, discutere del perché io ho voluto a tutti i costi evitare un intervento armato con 5.000 uomini italiani in Libia, come se non ci fosse già bastato quello che è successo nel 2011 a firma francese e inglese. Mi piacerebbe discutere con voi di immigrazione e dirvi che ci vuole un migration compact, cioè un grande accordo per l'Africa, per aiutarli a casa loro, come viene detto in modo un po' sbrigativo da qualcuno. Ma per aiutarli a casa loro non puoi tagliare i fondi sulla cooperazione internazionale. E comunque tu appartieni a un paese in cui se c'è un bambino che sta morendo nel mare Adriatico o nel mar Mediterraneo, prima di stare a discutere, vai e lo salvi perché sei l'Italia, un paese che prima di avere dei valori economici hai dei valori identitari, culturali. Non sei quello che costruisce i muri. Mi piacerebbe discutere con voi di che cosa significa lo spostamento della ricchezza verso l'Asia. Mi piacerebbe discutere con voi dell'Argentina e del Sud America. Mi piacerebbe discutere con voi di quello che sta facendo Eni nella direttrice energetica sud-nord, non soltanto est-ovest. Mi piacerebbe discutere con voi di quello che sta facendo Enel, parlo delle aziende pubbliche o comunque pubbliche, delle aziende a partecipazione pubblica, con il contatore digitale che rischia di rivoluzionare a livello mondiale il rapporto tra internet, alta velocità e energetica e domotica nelle case. Insomma, sarebbe interessantissimo discutere tutti questi argomenti. Non possiamo farlo. Come? Che è un modo per dire, vedete che c'è gente che ha un futuro in politica, a dire a Renzi si è fatta una certa, no? Questo è per dire normale. Finisco però, mi piacerebbe molto discutere con voi di cultura e Russia. La Russia deve rispettare la sovranità dell'Ucraina. È un principio che noi, alleati storici dell'America e dell'Alleanza Occidentale, non possiamo che ribadire, perché è un principio giusto. Contemporaneamente, nella grande sfida culturale che abbiamo di fronte, che è la sfida culturale, c'è stato un gesto, non so quanti di voi amano la politica, guardatelo quel gesto, è il gesto di Putin che, liberata Palmira, manda il direttore d'orchestra, suo amico, a dirigere il primo concerto a Palmira. Ve lo dico perché la grande sfida dei prossimi anni è quella della cultura, dell'educazione, dei valori, dell'identità. L'Italia può giocare un ruolo, certo riducendo il numero dei senatori, gli stipendi, dando finalmente un bipolarismo degno di questo nome, dando chiarezza dei poteri alle regioni che se no ne fanno troppe male. Questa faccia, dai, dopo un'ora e un quarto, una, fammela tirare. E sono stato bravo, hai apprezzato, vero? Ma il punto chiave è tornare ad essere consapevoli di quello che siamo. E chiudo su questo dicendoti, l'agroalimentare è un pezzo di questo ragionamento. Con Luigi scherziamo spesso. Siamo andati, dove siamo andati? Luigi, dappertutto. Cioè, vabbè, dappertutto, anche lì. Sai. Sempre in missione istituzionale, io scordavaglia. Abbiamo fatto l'Angola, il Mozambico, abbiamo visitato, se no domani il Fatto Quotidiano, Renzi perde la testa, immagina di aver dato la libertà, abbiamo fatto l'Angola, no? Abbiamo visitato alcuni tra i paesi più interessanti del mondo, abbiamo preso atto di quanta enorme attenzione ci sia verso il Made in Italy e la qualità del prodotto italiano, ma quello che deve essere cruciale per noi è legare l'agroalimentare a un'idea di fondo. Il mondo cambia veloce? Bene. Si vive più a lungo? Meglio. Bisogna vivere bene, mangiare bene, apprezzare la qualità del tempo, essere capaci di essere innovatori, non vivere di ricordi e di nostalgia, ma avere il gusto e la passione del futuro ed avere la consapevolezza che l'agroalimentare, in questo senso, è un pezzo della bellezza dell'Italia. Bene la pasta, così faccio lo spot, bene l'olio, bene il vino, bene la carne, vi prendo tutti. Ma se noi smettiamo di raccontare l'Italia come un insieme di problemi e proviamo finalmente a tirarci sulle maniche e cercare da qui ai prossimi 2 anni, quando ci saranno le elezioni, ciascuno di noi a fare un pezzettino di strada per rendere questo paese più attrattivo e più bello, io penso, questa è la mia tesi, che nonostante i problemi non ce n'è per nessuno.
Io sono convinto di questo. Siamo il paese che può essere leader in Europa. Smettiamo di lamentarci, mettiamoci a lavorare. In bocca al lupo Marco, in bocca al lupo ai giovani imprenditori. E adesso, per salvare la vostra cena, me ne vado, se no ci mettiamo a discutere di politica internazionale. Ciao a tutti, bocca al lupo!